Detto che volevi provare tipo un trucco semplice perché c'è troppo caldo, però non vuoi che le tue macchie del viso si vedano, che si veda che se hai caldo, una cosa abbastanza semplice per la sera. Effettivamente sì, spesso qualcuno mi ha detto nei commenti che io sto bene anche struccata, ma in quei video ero truccata. È un trucco tipo easy base, tipo finto acqua sapone, ecco sì. Sì, perché tempo fa qualcuno mi disse con questa voce da ragno che dovevo mettermi tipo una base per il viso perché era brutto vedere che avevo tipo delle macchie rosse in faccia, che in realtà la mia pelle è di quel colore lì perché non ho la pelle uniforme. E quindi da quel momento in poi ho iniziato a farmi una specie di trucco base, sembro acqua e sapone, ma in realtà sono truccata, ecco. Quello è la magia di Hecate, sembrare struccati e stare bene, ma in realtà essere truccati. Quindi tu vuoi quel trucco lì. Va bene, quindi niente. Eh no, se vuoi quel trucco lì, niente ombretto. Io con quel trucco lì me la gioco con fondotinta. Beh sì, ovviamente ti metto la base, però fondotinta, blush e illuminante. Cioè queste, esatto, me la gioco con queste tre cose. No, oggi ho l'ombretto anche, di diversi colori. Che si vede che non è rosso come la camicia, ma è un rosa rosso, non avevo voglia di mettermi il rosso. Allora sono giocata così oggi. Mi andava questo colore. Non posso mai truccarmi al lavoro. Cioè, oddio, forse sì, potrei truccarmi. Però, boh, non lo so, non penso di poterci andare così. Con questi occhi. Quindi, o esagero o niente, oppure faccio quel make-up. Vedo, cioè, è finto acqua e sapone, però se ho la mascherina, cosa mi trucco a fare con la mascherina? Cioè, non ha senso. Allora, iniziamo. Ti sei già lavato il viso? Ti sei appena fatto la doccia? Easy, allora, non devo neanche fare quello perché altrimenti avevo portato sapone, quello per pelli miste. Però se sei a posto, allora appena fatto la doccia sei rilassata. Sì, beh, insomma rilassata, diciamo che saresti pronta per dormire. Ok, e vabbè, dopo ti ristrucchi. Tanto è una base semplice, sì, è un trucco semplice, quindi dopo vieni via facilmente. Allora, io nel dubbio ho portato anche il mascara, volume mascara della Sien, che io non metto perché non ho le ciglia. Ebbene sì, non ho le ciglia. Sarebbe questo qui. Se dopo lo vuoi, tu che hai le ciglia, puoi permettertelo. Io no. Allora, ne ho un po'. Sopra, sotto sono proprio zero, cioè proprio non ho nulla. Allora, prima di tutto ho messo le forcine, le avevo appena prese. No, ah, sono sotto qui, ok, trovate.
Allora, siccome hai dei capelli un po' fuori posto e mi impicciano, vanno sopra il viso, sono un po' sparpagliati, io direi che metto queste due forcine. Ok, mi dai permesso? E l'altra la metto qua perché hai proprio un capello ribelle. Ti tiro i capelli così. No. Ti spruzzo la solita base, acqua base, questa qua della Makeup. È quella che maturo di più di tutti perché è profuma di come l'ho detta, acqua di rose. Sei pronta? Chiudi gli occhi, se no ti acceco. Ci vedi? Ci vedi? Ti ho colpito un occhio. Riesci a mettere a fuoco? Bene. Ieri ho fatto un mega temporale. E si era un po' rinfrescato stamattina quando sono andata in ufficio, però poi è tornato un caldo bestiale, quindi queste qui ho le maniche così, che possono essere lunghe oppure si possono tirare su, però non è come avere una t-shirt a maniche corte, quindi ho avuto un po' caldo, però per fortuna in ufficio abbiamo acceso climatizzatore, quindi poi si stava bene. È dopo il ritorno in macchina che mi sono sciolta, ma dettagli. Non pensiamoci adesso, pensiamo alle cose fresche, rilassanti, tipo questa base che ti ho spruzzato prima, era molto fresca. Ok, io andrei direttamente di di fondotinta, appunto, che ho quasi finito e ricomprerò. Sai cosa sto cercando ancora invano? Da 1000 anni la colla per le ciglia finte. Io uso questo perché vorrei una tipo una marca che ho deciso io e che non trovo. Vado a spatasciare ovunque, tanto tu non sei schizzinosa se questo lo uso io o lo uso su di te, cioè so che non dà fastidio, non sono una make-up artist, quindi no, non sto a mettermelo qui e poi cioè, noi ormai siamo come in famiglia, vero? Io metterei un like solo per questo, però cioè, vedi tu creatura, solo perché siamo di comunque, spugnetta del 1800, tutta rovinata, sì, hai ragione, è ora che me ne compro una nuova, ti do ragione 100%, però adesso usiamo questa, tanto siamo di famiglia, sai com'è, siamo di famiglia.
Qui, guarda, si è rotto così, boom, in due pezzi, e si è disintegrato. Lo so che adesso sembra ricompatto, ma perché l'ho ricompattato io in qualche maniera, però ho fatto disastro, tutto per terra, tutto blush a pezzi, un casino. Ho raccolto perché erano rimasti tipo dei pezzettoni ancora dentro e ho cercato tipo di ricompattarli e è uscito questo schifo. Però io mi guardo anche i video su TikTok, quelli ASMR dove ricompattano i make-up, e ho visto come fanno, cioè li rimettono dentro senza metterci oli e cose varie. Però mi serve qualcosa che comprima meglio. Io sto perdendo dei pezzi perché l'ho ricompattato a mano, livellato con le dita, ma non mi ero lavata le mani, giuro. Però appunto ho visto che loro li prestano proprio tantissimo con un aggeggio della dimensione giusta, proprio della forma giusta, che non ho. Però cercherò qualcosa di simile per compattarlo, e perché è l'unico modo, perché sennò si, ogni volta che ci passo il pennello si disintegra di più del dovuto. Io il blush lo do sempre con questo pennello, probabilmente il pennello meno adatto, non lo so, dimmelo tu creatura. Però io mi trovo bene, quindi, cioè, e anche voi non ne ho altri, forse, non lo so, non importa, ma sì, siamo in famiglia ormai. Allora, me ne metto un pochetto qui sotto al naso, poi ne metto un po' qui, come puoi vedere, che mi piace perché dà quell'effetto tipo ho preso il sole al mare, quindi mi sono un po' arrossata, però nel modo cute, ecco. Perché quando mi arrosso in realtà, che vado in macchina con 4000 gradi, in realtà ho tutta la faccia viola, non è molto cute. Invece con questa, solo questa parte qui un po' rosa e qui rosa, color pesca, qui così e qui, dà un effetto cute, carino, molto kawaii, non so, è la stessa parola detta in varie lingue, ma penso che tu mi abbia capita, creatura. Quindi questi sono i punti, poi io lo vado a mettere anche un po' qua, però dipende, adesso guardo in base alla forma. Faccia da pesce lisso.
Si riscopre.